Oggi vi voglio parlare, prima dei nostri fatti romani, di un libro appena uscito, pubblicato dal Mulino e di Fabio Isman, che è un'autorità in quanto a faccende romane, l'avrete sicuramente letto qualche volta sulle pagine della cronaca di Roma del Messaggero, e questa è La Roma che non sai, viaggio nei segreti della città eterna. E ovviamente, come è facile da immaginare, all'interno del libro ci sono una grande quantità di informazioni e di aneddoti più o meno conosciuti su quella che è appunto la storia della città e dei suoi personaggi più o meno importanti. Tra quelli meno importanti, in realtà, vorrei dire, c'è anche tale Costantino Brumidi, che probabilmente non avrete mai sentito nominare, ma che è stato in realtà un pittore famosissimo, non a Roma, ma negli Stati Uniti. Siamo nel 1805, Costantino è figlio di un greco e di una donna romana, abitano nel Rione Monti, hanno anche un caffè da quelle parti, in via dei Tordeconti, e Costantino però frequenta l'Accademia di Belle Arti, la frequenta all'epoca di Canova e di Torvaldsen, quindi insomma ha ovviamente ottimi maestri, e si impiega come pittore a Roma all'epoca di Pio IX, quindi siamo alla metà del secolo. Fa una buona fortuna, in realtà, possiamo dire, riesce ad affrescare alcuni edifici, alcuni andati perduti, in realtà altri ancora oggi ben visibili, come per esempio la chiesa più piccola di Roma, quella della Madonna dell'Archetto. Ha anche dei progetti magniloquenti che propone al Papa, che non vengono poi alla fine mai realizzati. A un certo punto viene addirittura arrestato per questioni politiche e probabilmente dopo poco tempo decide di partire per gli Stati Uniti. Si rifà una vita, lascia una moglie a Roma, ma ne sposa un'altra appunto negli Stati Uniti, avrà figli anche là, l'ultimo lo chiama Raffaello, e questo insomma è qualcosa che ci deve far pensare molto su quello che è un po' il modello di Brumidi, che riesce in America veramente a trovare l'America, riuscirà ad affrescare addirittura la cupola del Campidoglio e a accumulare su di sé onori e tanta gloria, ed era definito appunto all'epoca un modesto gentiluomo, artista vero e istruito, come pittore di storie non aveva uguali in tutto il paese. Insomma, come si dice, ed è valido ovviamente anche per Brumidi, nessuno è profeta in patria.